Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 1 giugno. Beh, io devo dire che mi sono sbellicato dalle risate, per dire poco, sbellicato dalle risate quando oggi ho visto Di Maio duro, durissimo, e dice chiuderemo le porte a chi tiene fuori gli italiani. E non dice che gli spezzeremo le reni, ma più o meno potrebbe dire questo. Chiuderemo le porte a chi tiene fuori gli italiani. Toc toc, Di Maio! Guarda che il rischio è che se ti prendono sul serio faranno la stessa cosa i cinesi nei nostri confronti, posto che il 30 gennaio, mentre tutto quanto il mondo non accettava i voli dalla Cina, tu sei stato l'unico a chiudere i voli dalla Cina all'Italia, compresi degli italiani che dovevano tornare in Italia. L'unico! Spezzeremo le reni ai cinesi, Di Maio! Gli facciamo un mazzo così! La trovo una cosa pazzesca, pazzesca. Cioè, se i greci non ci vogliono, hanno ragione, perché oggi il Corriere della Sera, se i greci non ci vogliono, hanno ragione ovviamente paradossalmente, perché oggi sul Corriere della Sera sto scoprendo che in Toscana, in Sicilia, in Sardegna, ovviamente in Campania del Ducetto De Luca, quello che vuole uccidere tutti quelli che vengono dall'estero, quelli gli untori. Ecco, se questi qui non vogliono i lombardi e vogliono fare i tracciamenti dei lombardi e volevano fare i test sanitari sui lombardi, ma perché se un siciliano non vuole un lombardo dobbiamo spezzare le reni a un greco che non vuole un lombardo? Ma me lo spiegate qual è la differenza? Cioè, Di Maio, perché non ti occupi dell'Italia invece di occuparti della Grecia? Visto che è un po' più vicina e forse qualche moral suasion di questo governo nei confronti, come direbbe De Luca, nei confronti della Sicilia, della Sardegna, della Campania e della Toscana, è un po' più forte da parte tua, caro ministro degli esteri, tuo governo, tuo boccia. Cioè, vi lamentate che gli stranieri non ci vogliono quando sono gli stessi italiani a non volerci. E poi continuo perché la cosa è paradossale. C'è una parte dell'Europa che dice, si arrabbia un po' con l'Italia perché dice: ma questo lazzaretto, lo continuiamo a fare noi con questi geni del comitato tecnico-scientifico che continuano a mettere la paura a tutti gli italiani. Io sono l'unico, con pochi altri, che da mesi dice: ragazzi, attenzione, diventiamo un lazzaretto, cerchiamo di essere razionali, non chiudiamo tutto, chiudiamo il necessario, riapriamo prima degli altri, riapriamo senza protocolli di sicurezza che uccidono. Uccidono! Beh, poi dopo, ieri mi vedo un'intervista di Zangrillo che ho invitato questa sera. Alberto Zangrillo, lo vedete questa sera a Quarta Repubblica, primario anestesista del San Raffaele, uno che ha due palle che gli fumano così, forse a differenza di qualche altro ministro che le palle ce le fa a noi, che dice il virus è clinicamente morto. È clinicamente scomparso, dice: non è, smettiamola di fare questo terrorismo. E lo dice un medico, non un ristoratore. Zangrillo dice: smettiamo di fare questo terrorismo. È un medico primario anestesista, non è un barista, non è uno che vuol vendere la sua merce. Anzi, la sua merce è la nostra sicurezza. E se lo dice lui, io mi fido più di lui che di quattro burocrati che fanno parte di un comitato tecnico-scientifico che parano il culo a questo governo e che non hanno mai visto un ospedale clinicamente in vita loro. Basta, basta! E subito tutte dare contro a Zangrillo. Zangrillo, il mio eroe quotidiano. Il mio eroe quotidiano è Zangrillo, oltre ovviamente a Di Maio, grande eroe della giornata. Spezzeremo le reni a chi non vuole gli italiani. Sì, ce va lui a spezzare le reni, col generale Pappalardo. Beh, straordinario che avremo stasera, perché voglio sentire questo fenomeno. Oggi Roncone lo prende in giro sul Corriere della Sera, anche perché alcune idee di Pappalardo. Ragazzi, molti di voi mi scrivono: ma ragazzi, ma come si fa a pensare che i vaccini non servono a nulla? Cioè, adesso non esageriamo su questa follia iconoclasta, se no diventiamo gli Stati Uniti, no? Gli Stati Uniti di questi pazzi che vanno a distruggere le vetrine, quella roba là. No buena, non è questo il concetto di Pappalardo, per carità, anzi lo voglio interrogare, lo voglio capire, vorrei sapere. Buongiorno Santa Maria Margherita Ligure, Susanna, buongiorno a te, ma andiamo avanti. Il comitato tecnico-scientifico critica duramente, ovviamente, Zangrillo, che, ripeto, direi che bisogna ascoltarlo, dice qualcuno. Zangrillo dice il coronavirus clinicamente non esiste più. Allora, o mettiamo in galera Zangrillo o lo invitiamo a Quarta Repubblica. Avete capito come la penso io. Poi l'altra cosa stupenda è che nel frattempo l'economia sta andando a rotoli e anche questa era una cosa drammaticamente chiara. Perché, vedete, io lo ripeto, volete che ve lo ripeto altre 100 volte? Se un ristoratore non serve 7 pizze al giorno perché lo chiudono un giorno più, un giorno più, un giorno più, un giorno più, quelle 7 pizze non è che il giorno dopo, quando lo aprono, le riacquista, le ha perse. Quel fatturato è morto, è defunto.
punto, non c'è più, e quel fatturato vuol dire camerieri che non ha pagato, vuol dire baristi che non ha pagato, vuol dire affitti che non può pagare, vuol dire merci che non ha comprato, e se le merci non sono state vendute c'è qualcuno che non ci ha lavorato. La grande catena, la chiamano supply chain dell'economia, muore, mentre noi qua facciamo le pippe con i governatori che Rossi, Solinas, Musumeci e De Luca, che ci spiegano che lì bisogna aspettare. Scusatemi, e qualcuno si ricorda di Iole Santelli? Iole Santelli, presidente della regione Calabria, che voleva aprire bar e ristoranti, gli hanno fatto un culo così. Chi aveva ragione? Iole Santelli o il governo? Col piccolo problema che chi che hanno impugnato le riaperture della Iole Santelli, e poi, molto banalmente, quelli che non hanno potuto aprire in quella settimana, tanto questi no, che dicono, il governo, non avete avuto, siamo stati un po' più prudenti. Ma i prudenti glielo spiegate poi ai cassi integrati che non ricevono un euro, ai 600 euro che non sono arrivati a 1 milione di italiani, al fatto che le aziende non potranno pagare la cassa integrazione per i prossimi 10 anni, ma dovremo un po' campare? A chi lo spieghiamo questa prudenza? L'Italia è fatta da quelli che stanno belli col culo a casa e che prendono il 100% del loro stipendio, e quelli che se stanno a casa lo stipendio non lo prendono. È banalmente così la differenza, ma non la riesce a far capire ovviamente a quelli che ci governano, perché sanno parte di quella categoria che il culetto al caldo ce l'hanno sempre e comunque. Nel frattempo c'è la vicenda giudiziaria, che ne parleremo anche stasera a Quarta Repubblica, dove c'è una specie di traffichino, questo Palamara, l'avete visto, quello che Cossiga definiva il tonno, Palamara, neanche il tonno, di cui parleremo stasera, che oltre a essere accusato di corruzione è stato archiviato per 40.000 euro, in realtà si faceva pagare le vacanze e i soggiorni della sua amante da un imprenditore, diciamo così, ecco, si faceva pagare da un imprenditore, questa non roba secondo l'accusa, vedremo se verrà prosciolto. In questo signore però gli mettono un'intercettazione in maniera clamorosa e ne esce una schifezza, il verminaio della magistratura, dove tutti si chiedono i biglietti ecco, questi qui non hanno problemi del lockdown, non hanno problemi, il magistrato e gli amici del magistrato, gli amici di Palamara non avranno un problema di riduzione del reddito, sono più o meno tutti dipendenti pubblici, avranno il 100% del reddito e continueranno a chiedere i biglietti in tribuna autorità allo stadio, col piccolo problema che forse non si giocano le partite, ma questo è un altro dettaglio. E Sallusti però sfotte Travaglio oggi in uno straordinario pezzo, perché dice neanche Emilio Fede, che lui adora, dice Sallusti era così nei confronti di Berlusconi, perché Travaglio attacca un PM, quello di Genova, che ha detto che la responsabilità delle zone rosse non era di Fontana ma semmai di Conte, e dice in quel caso i magistrati si possono attaccare prima delle sentenze, mentre invece tu e Davigo dite che prima delle sentenze si possono prendere dei giudizi. In questo caso no, bisogna aspettare la sentenza definitiva, bisogna che ci sia un'aula che lo stabilisca. Devo dire che è molto interessante il pezzo in cui Sallusti sfotte Travaglio. Riguardo poi ai fenomeni, cioè a quelli che riescono a dire che tutto va bene, io quell'altro slogan che mi veniva il sangue al cervello in pieno lockdown, andrà tutto bene, con la bandiera della libertà glielo farei ingoiare a tutti quei deficienti che l'hanno affisso ai muri, andrà tutto bene, vuol dire che siete degli ignoranti, andrà tutto male, perché è normale che sarebbe andato tutto male, anche a voler pensare bene, cioè a pensare che facciamo bene a fare il lockdown, sarebbe andato tutto male, perché a parte i dipendenti pubblici, tutti gli altri stavano perdendo fatturato e lavoro, non andrà tutto bene, e soprattutto non andrà tutto bene ai nostri bambini, quelli che non parlano, quelli che non votano, quelli che non sono andati a scuola, quelli che nell'ultimo giorno di scuola non gliel'hanno fatto fare, e nell'ultimo giorno di scuola scioperano i professori. Quelli pubblici, quelli privati non possono farlo, comunque non vogliono farlo. Straordinario, perché i presidi ieri dicono una cosa che leggo oggi su Repubblica, molto banale. Guardate che noi a settembre non possiamo riaprire. Loro come ristoranti in realtà non possono riaprire, perché con queste regole, con questi investimenti che dobbiamo fare, ci avete dato 38.000 euro a istituto. Dobbiamo sanificare ogni tot giorni, dobbiamo mettere i distanziamenti, dobbiamo avere i doppi turni, dobbiamo mettere i termoscanner, dobbiamo mettere i dispositivi medici, dobbiamo cambiare le strutture. Con 38.000 euro ci accarezziamo le galline, non è che riusciamo a mettere a posto i plessi scolastici che già fanno cagare, che avremmo potuto mettere a posto nei 3 mesi di lockdown e non l'abbiamo fatti. Non posso mettere a posto nulla. Quindi noi, se continuiamo a pensare contro Zangrillo che a settembre ci sarà ancora il virus, la scuola sarà nella M, peggio di come è oggi, ed è tutto dire. Nel frattempo ristoratori e privati e NCC e ambulanti e professori di ginnastica e di tennis si stanno arrangiando, ma si arrangiano come? Facendosi sacrifici
sacrifici. I professori, nelle scuole, i sacrifici secondo voi li fanno i professori che lavorano 4 ore di più, 5 ore di più, 6 ore di più, che già dicono di lavorare tantissimo, comunque e peraltro a pochissimo, a 1200 euro, andrà tutto bene, un C, dice qualcuno di voi che mi sta leggendo in questo momento. L'altro grande tema è questo titolo di Repubblica, perché sotto la scena di Repubblica cova sempre quell'animo rosso che ce l'ha contro la destra e riesce a fare questo titolo, 2 giugno allarme destra. Ma qual è sta allarme destra? Io voglio sapere, da questi di Repubblica, qual è l'allarme destra? A me l'allarme mi sembra un allarme democratico di sinistra, con un governo di sinistra che ci ha tolto le libertà a sinistra. A me l'allarme mi sembra quello che oggi scrive Ilvo Diamanti proprio su Repubblica, che 4 italiani su 10 erano d'accordo alla riduzione delle proprie libertà. Perché c'era un'emergenza, anzi della democrazia, non dell'emergenza. Questo scrive Ilvo Diamanti e questa roba nasce a sinistra, non a destra, dove siamo liberali, liberali rispetto a questi DPCM che ci hanno tolto la libertà e che si sono tenuti la possibilità di togliercela fino al 30 dicembre del 2020 con un DPCM. Il mondo, l'universo ha spiegato che queste robe qua sono antidemocratiche, 4 italiani su 10 le apprezzano, e Repubblica oggi che cosa titola? 2 giugno allarme destra, perché Salvini e Meloni vogliono andare in piazza. L'altro allarme destra sarebbero i gilet arancioni di Pappalardo, che può essere folcloristico quanto vi pare, ma vi serva questo l'allarme destra. Veneziani fa un pezzo molto bello oggi in cui ci dice: viviamo ancora in uno stato di dissoluzione della prima repubblica, altro che seconda, terza e quarta repubblica, è la prima repubblica che si sta ancora dissolvendo. Ultima cosa sono le proteste americane. Guardate, sulle proteste americane scrivono un po' tutti, Rampini, Gaggi, Orsina, tutti i grandi scrittori, diciamo, delle politiche estere. Si è allargata a 75 città, 10 stati, 20 città sono in coprifuoco. Il punto fondamentale è che voi, se volete leggere qualcuno che spara palle incatenate contro Trump e che dice che le proteste sono colpe di Trump, che nascono in un posto in cui il sindaco è un ebreo democratico di sinistra, il capo della polizia è un nero non certamente repubblicano, la procuratrice che doveva attaccare questo poliziotto è una che doveva fare la vicepresidente di Biden, però tutta questa colpa della vicenda è colpa di Trump. Ecco, se volete leggere questa storietta, vi potete leggere il fondo del Corriere della Sera. E sapete che sul Corriere della Sera quello che trovate è sempre solo colpa di Trump, un po' come il Foglio di Ferrara, che un tempo era un giornale, diciamo, controcorrente, oggi è diventato una succursale del Fatto e del Corriere della Sera, perché anche Repubblica è un po' cambiata rispetto a qualche mese fa. È una succursale intelligente, se volete, con la loro scrittura molto colta, nel caso di Ferrara semplicemente incomprensibile. Molto più interessanti i pezzi di Rampini da una parte, su Repubblica, e di Orsina. Rampini perché comunque c'è un elemento sempre di cronaca e non c'è questa idea sempre di raccontare l'America con una sovrastruttura antitrampiana, cosa che peraltro Rampini tutto gli si può dire tranne che è un repubblicano. Orsini invece sul Messaggero oggi ci spiega che non è detto che tra l'altro danneggi Trump questa protesta, semplicemente per il motivo che appunto non è una protesta dei trampiani e tra l'altro non vi è un leader di questa protesta e soprattutto è una protesta di tutti contro tutti. Insomma, un'America che si sente più insicura, al contrario, può aiutare Trump, sostiene Rampini. Scusatemi, sostiene oggi Orsini. Io direi che per il momento è tutto. Noi ci vediamo. Ciao Rita, ciao Gerardo, che è appena entrato in visione. Come un tempo tutto era colpa di Berlusconi, bravo, si parva licet. Io vi direi che noi ci vediamo questa sera a Quarta Repubblica. Ci sarà questo mio sfogo con Zangrillo e non solo con Zangrillo, cioè voglio prendere tutti quelli che dicono: ragazzi, stiamo impazzendo, sentiremo Salvini che cosa ne pensa, e ci saranno tanti altri temi, i magistrati e quella roba lì che è sotto cenere, sotto osservazione, cioè l'immigrazione è finita ora che c'è il Covid. Manco per niente. Il generale Pappalardo lo vediamo più tardi questa sera per capire ma che vogliono questi arancioni, ma veramente sono no-vax, perché se così fosse non sarebbero proprio il nostro capo. Ciao.